Bentrovati, siamo nel cuore dei Campi Flegrei, a Villa di Livia Pozzuoli. Siamo qui per l'anteprima della quinta edizione di Malazè, il cratere del gusto, l'evento enogastronomico che si terrà a settembre. Allora, siamo qui perché montediprocida.com proprio non poteva mancare, innanzitutto perché il nostro paese vanta il fiore all'occhiello di tutte le manifestazioni enogastronomiche dei Campi Flegrei, ovvero la Sagra del Mare Flegrea, organizzata dall'Associazione Vivi l'Estate da più di 20 anni. E poi anche quest'anno Monte di Procida avrà un ruolo importante all'interno di Malazè. Malazè è un termine che nel gergo dei pescatori butolani sta ad indicare il magazzino dove vengono riposte le reti e tutte le attrezzature per la pesca. Innanzitutto ci sarà un incontro, un dibattito sull'archeoenogastronomia come momento importante all'interno di Campi Flegrei. Dopodiché ci sarà una degustazione di vini e piatti tipici. Quindi andiamo a scoprire un po' qualcosa di più di questa anteprima. Dopo. Siamo qui col signor Bobò. Giuseppe Bruno, alias Bobò. Prima si è presentato come Bobò, non mi... Allora, del ristorante omonimo, appunto, Bobò, che si trova, ricordiamolo? Sul porto di Pozzuoli, via Cristoforo Colombo 20. Che partecipa a questa edizione di Malazè. Sì, diciamo che io sono uno dei più vecchi, tra virgolette, che ha partecipato con Malazè a farlo crescere. Siamo proprio iniziati i tempi primitivi con Malazè, ai primi anni, e abbiamo dato una mano a fare diventare poi questo evento putiolano, flegreo, in crescita, che sta andando benissimo. E lei cosa ci propone per questa degustazione dopo l'incontro, il dibattito che sta avvenendo all'interno? Lei cosa ci propone? Oggi faremo qualcosa di un po' insolito, ma diciamo che visto l'estate, c'è l'aria calda, ci sono i bei sapori, gli odori della primavera, dell'estate, abbiamo preparato un pasta spollichini con pasta mistata, perché ci vuole pasta mista, con gamberi e seppie a momenti, e poi abbiamo preparato delle polpettine di ricciola in vellutate di peperoni. Ah, però, allora, quindi queste sono gli spollichini per la pasta mista. Noi allora prenotiamo per due più amici. Quando dobbiamo fare cose belle per Pozzuoli e per la zona Flegrea, noi siamo sempre a vostra disposizione. Perfetto, allora prendiamo il bigliettino da visita. Grazie. Senz'altro. Grazie mille e buona serata. 2000. Arrivederci. Allora siamo qui con Tommaso, lo chef della Braxas, ristorante di Pozzuoli. Buonasera, e stasera presentiamo la Leatia. È un nostro tipico piatto dei Campi Flegrei, sarebbe carne di maiale in gelatina. Era un metodo antico usato per conservare la carne quando all'epoca i frigoriferi non c'erano. A Monte di Procida ancora si fa parecchio. Allora, praticamente tu c'hai questa leatia nel pentolone qui. Che poi andrò a condire con olio extravergine e limone. E ci fai vedere come la stai estraendo? Perché questo gioco di forchetta può essere utile alle casalinghe montesi. Si tratta nello sbriciolare pezzi di carne più grossolani, quindi cerco di sbriciolarli per poi far attaccare meglio il limone e l'olio. Quindi un'insalatina a base di carne ideale per l'estate. Sì, perfetto. Perfetto. Allora passeremo sicuramente quando è tutto pronto. A dopo, grazie. A dopo, allora, arrivederci. Siamo qui con la gentilissima signora Gena e suo figlio Francesco. E praticamente della compagnia del ragù Giuliano. Vediamo cosa sta preparando la signora. Allora, noi abbiamo portato una vellutata di fagioli tondini di Villaricca, tipici della zona. È questo fagiolo particolare, il tondino ha un tegumento esterno molto sottile, quindi si spappola. Non si spappola, no, si cuoce facilmente ma non si sfalda. Questa è la sua peculiarità. È detto anche Phaseolus vulgaris, il nome scientifico, ed è un prodotto tipico legato al nostro territorio.
In abbinamento con, visto che ci piacciono le sinergie, in abbinamento col pesce azzurro. Quindi queste sono polpettine di cefalo con uva passa e pinoli, rigorosamente accompagnato da un filo di extravergine campano, DOP sicuramente. E velocissimamente la ricetta per realizzare queste bellissime polpettine? La parte del leone la fa sicuramente il cefalo, perché è un pesce azzurro eccezionale, ne abbiamo altri, ma il cefalo ha una caratteristica sicuramente importante. È una polpetta classica, c'è aggiunta di pane, di uovo, di uva sultanina e di pinoli. È fritta, naturalmente, anche se non l'extravergine, accompagnata poi con la vellutata di fagioli. Ed è impanata? O è... No. Ah, è la crosticina proprio del cefalo, insomma. Allora siamo qui con Michele Grande e Barbara di La Bifora e Rufe Sky di Bacoli. Buonasera, siamo molto molto onorati di partecipare alla quinta edizione di Malazè. Questa sera, in occasione dell'anteprima di Malazè, prepariamo delle seppioline con cicerchia bacolese, che appunto è una cicerchia tipica della nostra zona, molto molto particolare per grandezza e per sapore. Ed è una cicerchia appunto rivalutata negli ultimi anni. Abbiamo pochissimi produttori a Bacoli, nei Campi Flegrei, diciamo così. Cerchiamo solamente di farvela assaggiare nella maniera che a noi piace di più. Quindi non vediamo l'ora di scoperchiare queste pentole, di assaggiare questa prelibatezza. Grazie mille, buonasera e ci vediamo al Malazè a settembre. Vi aspettiamo. Ok, grazie, arrivederci. Allora siamo allo stand qui della fattoria del Campiglione, abbiamo il figlio del titolare Felice e l'aiutante cuoco Alessandro. Allora Felice, cosa ci state preparando per questa degustazione? Sì, abbiamo portato dei sottoli caparossa, dei carciofini e degli asparagi che serviamo su una bruschettina di pane. E invece quei cubetti così allettanti? È il tatillo, è un'antica ricetta budiolana, è una pizza di semole e pasta. E semola e pasta, ma vedo anche qualcosa dentro. C'è della carne, c'è lo strutto, c'è la farina, c'è le uova. Una cosa leggera leggera, insomma. Va bene, grazie, allora ci vediamo dopo, ragazzi. Va bene. Allora siamo qui con Elena Martuscello, la presidente delle Donne il Vino. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Allora, la signora qui vicino è praticamente la prima presidente del sud di questa associazione nazionale. Le statistiche parlano sempre di una presenza sempre più femminile nel campo della vinicoltura. Sì, sicuramente diciamo che le donne oggi la fanno da padrone, insomma, con la loro capacità organizzativa, con la loro capacità di dare spazio, diciamo, all'immagine, le capacità relazionali, sicuramente la donna si è ritagliato un ruolo di primo piano. Per quanto riguarda l'associazione, volevo aggiungere che l'associazione nazionale esiste da 22 anni, conta più di 750 aziende tra le più importanti d'Italia e solamente, come giustamente diceva lei, per la prima volta finalmente abbiamo spostato questo scettro al sud. Allora, lei gestisce con i suoi figli Grotta del Sole, l'azienda vinicola, e questa manifestazione Malazè c'è un connubio quest'anno di archeologia ed enogastronomia e praticamente non poteva che avere come scenario i Campi Flegrei. Sicuramente, infatti con molto piacere partecipo a questa manifestazione che veramente appartiene alla mentalità delle donne del vino, perché le donne del vino da ben 22 anni non fanno altro che proporre cultura, moda e arte insieme al vino, quindi ben venga, ben nasca questo movimento forte nel territorio. Perfetto, allora la ringraziamo e tra poco penso che inizierà l'incontro, vero? Grazie e buona serata. Grazie, grazie a voi.